Bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di iniziare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Voglio anche ricordarti di recuperare i video precedenti, se non li hai ancora visti. Ma adesso non perdiamo altro tempo. Cominciamo. Il primo filmato è stato ripreso da un ragazzino che con la sua telecamera riprende alcuni suoi giocattoli di Natale, tra cui un trenino elettrico. Il filmato mostra anche l'albero di Natale, per poi spostarsi di nuovo sul trenino elettrico, ed è proprio a questo punto che viene filmato qualcosa di incredibile. Sembra che un piccolo essere, dalle sembianze molto ridotte, simili a quelle di un essere umano, viene ripreso vicino ai giocattoli. La creatura si accorge subito di essere vista e a quel punto decide di fuggire via. La cosa più spaventosa è che, avvicinando le immagini, si può notare che il viso di questa creatura ha un aspetto davvero terrificante. A prima vista sembrerebbe avere l'aspetto di uno di quei folletti che appariva in un film degli anni 80, Non aprite quel cancello. Forse molti di voi se lo ricorderanno. Non so se questi filmati siano veri, oppure potrebbero essere solo dei fotomontaggi. Se avete qualche idea, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di un'auto che riprende una strana creatura o uno spirito, quello che potrebbe essere, sul tettuccio di una camionetta. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il documento. Due ragazzi decidono di condurre un'esplorazione urbana in un cimitero degli Stati Uniti. Durante la loro perlustrazione nel cimitero, riprendono, senza saperlo, l'apparizione di uno spirito che si materializza dietro il crocifisso di una tomba. Dopo questa apparizione, uno dei ragazzi viene aggredito da una strana creatura. Ciò che viene ripreso ha dell'incredibile, ma andiamo a guardare questo documento. Does it hurt? No, it's fine. Really? Yeah. It's like it hurts. Nothing. Un esploratore urbano tenta di visitare una vecchia rovina,
Mentre tenta di farsi strada in mezzo a alcuni cespugli, in una piccola stradina, il ragazzo nota qualcosa di strano in lontananza. Ben presto il ragazzo scoprirà che essere troppo curiosi a volte può essere molto pericoloso. E anche per oggi è tutto ragazzi, il video finisce qui, non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati, io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima, ciao!